Radio. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Doc, ancora The Midday Show, ancora Francesco ai microfoni. Avete sentito questo pezzo, Lennon Alfino e Tinturia, si chiama Precario. Vi ho anticipato prima degli spot che avremmo avuto con noi proprio il frontman, il leader della band agrigentina, quindi io faccio un caloroso benvenuto a Lennon Alfino. Ciao Lello, buongiorno. Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Doc. Allora Lello, intanto grazie per la disponibilità. Tu a breve sarai nella nostra zona a Capodorlando, quindi sì, ovviamente possiamo parlare di tanti aspetti della Sicilia, anche perché tu, essendo siciliano doc come noi, come Radio Doc, insomma, ci fa molto piacere poterti in qualche modo intervistare, ospitare, anche rompere un po' le scatole se vogliamo. Intanto, è un piacere. Fa piacere più a me e soprattutto ai nostri radioascoltatori. Già sono stato inondato di messaggi, te lo wow, anticipo. Ascoltami, grazie. Io vorrei, se per te va bene, partire un po' dagli inizi dei Tinturie di Lennon Alfino, no? Perché io devo dirti la verità, te l'ho confessato anche fuori onda, sono un grande ammiratore dei Tinturia da tempi non sospetti. Insomma, io sono uno di quelli che ascoltava Cori Granni, Giovanotto, Occhi a Pampinà, insomma, canzoni che sono ancora attualissime. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Puoi raccontare proprio ai nostri radioascoltatori come nasce il progetto Tinturia? Il progetto Tinturia è uno di quei progetti che nasce come tutte le band nello scantinato di un bar, solitamente tipo nella scantinata di una casa di qualcuno. Invece noi siamo nati nello scantinato di un bar che faceva capo al nostro chitarrista, primo chitarrista Savio Nocera, nel 1996. E lì abbiamo cominciato a fare i nostri pezzi. Prima nacque tipo nel 95, così facevamo cover, cioè ci siamo incontrati nel 95, fine 94, aprile del 95, facevamo cover di musica blues. Sì. E poi dal 96 in poi abbiamo cominciato a fare i nostri pezzi, a girare con i nostri pezzi. E quindi di fatto il progetto Tinturia nasce nel 96. E poi abbiamo avuto l'ardire e la fortuna naturalmente di cominciare a realizzare i nostri lavori e spedirli, perché all'epoca c'erano ancora i giornali che parlavano di musica. Oggi purtroppo ne sono rimasti ben pochi, cartacei, molti online devo dire. E spedivamo queste cassette e partecipavamo ai vari contest nazionali. E lì siamo emersi e abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle persone che hanno puntato su di noi, a cominciare agli inizi da Gegé Telesforo, che produsse il nostro primo disco, Abusivi di necessità, ma ancora prima uscimmo con un EP che si chiamava Made in Raffadali, che conteneva 4 pezzi. E da lì in poi è cominciata la storia di Tinturia. Il nostro primo tour vero nazionale fu nel 99, facevamo da spalla a Dan Brangiolini, che usciva con un disco che si chiamava Ti pretendo, ti appartengo. Lo ricordo. Ed erano due generi musicali diversi, però la cosa ci faceva molto piacere, perché l'importante per noi era farci conoscere in giro. Ambra è sicuramente un'artista straordinaria, ma lo è secondo me molto di più come attrice che come cantante. Perfetto. Abusivi di necessità, appunto, era proprio l'album iniziale che io ricordavo, insomma, perché i pezzi che ti ho nominato prima fanno parte di quella raccolta, dove c'era anche La Donna Riccia, che era una vostra versione, diciamo, del pezzo del pezzo di Modugno. Certo. Assolutamente sì, dei pezzi che comunque veramente straordinari. Devo dire che abbiamo sdoganato dei pezzi, La Donna Riccia, che molti giovani non conoscevano, che era una versione strepitosa di Modugno. Non l'abbiamo resa un po' più ragamaffeggiante, se si può usare questo termine, e quindi l'abbiamo resa più fruibile anche a un pubblico più giovane, per cui molta gente inizialmente pensava che fosse un nostro pezzo, quindi poi magari abbiamo, oppure pezzi come Nicuzza, che è nella tradizione popolare,
siciliana che molti non conoscevano in tutto il mondo, possiamo dire di averla sdoganata anche noi. Ci avete un po' acculturato, mi ci metto dentro perché anch'io effettivamente magari quando andavo ad ascoltare pensavo fossero degli inediti, invece magari da piccolino invece, ci avete acculturato e questo è un altro grande vostro punto di forza. Poi, una cosa importante, assolutamente questo, no, assolutamente sì. Andando avanti, poi nel 2005 esce un altro album dei Tintoria, Nessuno è perfetto, per fortuna, dove quello prima ancora c'è Nati Stanchi, perché perché la colonna sonora, certo, ovviamente nel 2002 esce Nati Stanchi, che è perché nel 2000 c'è questo incontro con Salvo Ficarra e Valentino Picone, sì, che ci ha portato un sacco di bene e ce ne porta tutt'oggi. Ne parleremo. Sono davvero orgoglioso di poter dire che le cose più belle, o tra le cose più belle che ho fatto nella mia vita, le ho fatte grazie a Salvo e Valentino, che ci hanno presi nella loro scuderia e ci hanno fatto fare delle cose straordinarie. Non solo questo, ma anche una trasmissione in prima serata su Canale 5, ma poi abbiamo sempre collaborato in teatro. Non ultimo il film, che il fortunatissimo film Andiamo a quel paese, che è uscito quest'anno, da lì c'è qualcosa di tuo là dentro, no? Nel 2000 è nata questa grande amicizia e questa collaborazione artistica che mi rende davvero fiero e orgoglioso del lavoro che ho fatto. Torneremo chiaramente a parlare del rapporto che avete tu, i Tintoria, ovviamente con Ficarra e Picone, perché proprio lo hai anticipato tu in qualche modo. C'è stato anche l'ultimo lavoro, appunto Andiamo a quel paese, in cui c'è qualcosa di Lello Analfino all'interno. Ti dicevo, nel 2005 Nessuno è perfetto, per fortuna. Io ricordo tra l'altro Stunz, anche il video, diciamo, dove ti sei un po' impersonificato in questo... No, guarda, la storia del video, guarda, che è un video che ancora non credo ci siano altri video che siano tipo questo, perché abbiamo messo i nostri genitori sul palco. Fantastico. Cioè, il video è straordinario per questo, perché a un certo punto si vede mio padre che salta e balla e canta, che fa quello che faccio io sul palco, no? Mentre i genitori degli altri musicisti che suonavano gli altri strumenti e le nostre mamme che facevano da gruppi. Questa è stata una cosa, diciamo, innovativa secondo me per l'epoca, e ancora oggi non credo ci siano video che siano interpretati dai genitori degli artisti degli artisti, quindi è stata una cosa molto molto bella, molto importante per noi, ma non solo Stuzzo, all'interno di Nessuno è perfetto ci sono pezzi tipo Extra o 9200 che sono 9200, credo che sia ormai la bandiera della Sicilia ormai. Ma assolutamente. Tutti i siciliani che vanno all'estero si portano appresso il nostro disco e lo stentano come una bandiera che parla della propria terra. Questa è una cosa importantissima per noi. È un grandissimo orgoglio. Si va avanti, c'è questa grande escalation ovviamente dei Tintoria. Andando avanti, secondo Lello Analfino, come si è evoluto pure questo progetto che è nato nel 96, adesso siamo praticamente 95, hai detto prima, quindi praticamente sono 20 anni di musica insieme. Ma guarda, da Abusivi arrivando ad oggi, da Abusivi a Precario, diciamo che c'è una bella crescita da parte del gruppo. Abbiamo incontrato un sacco di artisti nella nostra strada, non ultimo il Precario prodotto da Roy Paci, che è un altro grande artista siciliano, internazionale si può dire, e che ha voluto produrre questo disco, che è stato sempre molto attaccato al progetto Tintoria e lo ha seguito sempre, anche se da lontano, è stato sempre molto vicino a questo nostro progetto, fino a quando una volta mi ha chiamato e mi ha detto: vorrei produrre il vostro disco, e io sono stato veramente fiero e felice di poter affidare a lui la produzione artistica di questo disco, che considero un disco maturo, un disco che è stato poi internazionalizzato dai suoni di Roy Paci e dal suo staff.
che ha lavorato in maniera straordinaria a questo progetto. Noi abbiamo registrato a Lecce, nello studio di Roy, mettendoci a confronto con tutto lo staff di Roy, che è costituito da artisti pazzeschi, in un ambiente davvero speciale. Quindi il prodotto è stato questo disco che sta funzionando alla grande, che ha un sacco di riscontri e che la gente sta apprezzando, in un'era nella quale magari si vendono pochi dischi. In teoria possono dire di essere quel gruppo che ad ogni concerto riempiono le piazze e che vendono dalle 200 copie in su a concerto, e questa è una cosa molto importante. Vi aspettiamo infatti a Capodorlando anche per questo, per ammirare insomma le Leone Alfine di Tinturia dal vivo. Torniamo un attimo a riallacciarci proprio al tuo rapporto con Ficarra e Picone. Dicevamo, sì, precario sta andando alla grande, qualcos'altro però sta avendo un grandissimo successo, ha avuto e sta avendo ancora un grandissimo successo. Mi sto riferendo a Coccio d'Amori. Coccio d'Amori, sì, è una serenata che è moderna, che Salvo e Valentino hanno voluto fortemente nel loro film, che è nata per il loro film e che è nata da questa collaborazione, perché il pezzo è nato dopo che io ho incontrato Salvo e mi hanno parlato del loro film e ci siamo fatti un giro nella meravigliosa Noto, dove poi è stato girato Rosolini, dove poi è stato girato il film tra Rosolini e Modica, e che film che ha avuto un sacco di successo e di conseguenza ha avuto un sacco di successo anche questa serenata, che sembra essere proprio la ciliegina sulla torta di questo film, ma nulla sarebbe nato se non ci fosse stata l'idea di fare un film di questo tipo da parte di Salvo Valentino. Per cui sì, sei troppo modesto, mattina, forse. Ogni mattina mi sveglio e dico grazie Salvo e Valentino che mi avete dato ancora una volta l'opportunità di poter fare conoscere a tutto il mondo il lavoro dei Tinturia e il lavoro mio. Ma sicuramente io credo che quando si alzano loro ringraziano anche loro, Lello Analfino e Tinturia. Dai, non essere così modesto. Loro sono due artisti straordinari e completi, non credo, però dico assolutamente sì, loro sono, a parlare, il loro punto di forza è anche questa modestia che li rende straordinari, perché sono rimasti tali e quali da quando facevano gli spettacoli nei localini ad oggi che riempiono le arene e i teatri. Questo è il loro punto di forza, rimanere sempre quello che si è dentro, per cui anche per questo li ritengo due artisti e due persone straordinarie. Perfetto, Lello, prima di salutarci possiamo ascoltare insieme Coccio d'Amori e rientriamo qui per i saluti, che ne pensi? Assolutamente. E allora ascoltiamo Lello Analfino con Coccio d'Amori e poi rientriamo qui ovviamente sempre sulle frequenze di Radio Doc, sempre al Midday Show, a tra pochissimo, godiamocelo. Coccio d'Amori, bellissimo pezzo di Lello Analfino. Lello, siamo ancora qui, a brevissimo sarete anche voi qui nella nostra zona a Capodorlando. Prima di salutarci, dicevo, questo è un pezzo straordinario, una grande serenata. Venite qui per l'Idol Sicily. I Tinturia sono tra le eccellenze dell'Italia, ma soprattutto della Sicilia, credo sia un orgoglio questo. Cos'è per Lello Analfino la Sicilia, per chiudere? Per Lello Analfino la Sicilia è la casa, è quel posto dove uno si sente sicuro, è quel posto dove sono tranquillo e certo di poter trovare attorno a me gente che mi capisce, gente che può capire il lavoro che faccio e il bene e il bello che voglio a questa mia terra, dalla quale non riesco a staccarmi neanche un po'. Quindi quando tu arrivi a casa e ti chiudi la porta e ti senti protetto, questa per me è la Sicilia, i siciliani. Prima di salutarti metto in sottofondo un pezzo che credo, come dicevi tu, sia veramente la bandiera della Sicilia, racconta la Sicilia, racconta quello che siamo e non ci deve essere vergogna di essere siciliani, anzi è una cosa bellissima. Devi essere siciliani, è un vanto. Ecco, bravissimo. Noi ti aspettiamo a Capodorlando in questo weekend per l'Idol Sicily. Complimenti veramente, mi tolgo il cappello davanti a te e alla tua band e ci vediamo sabato. Grazie. Grazie mille, grazie di cuore. Grazie. Amore e Tinturia. Sempre. Grazie. Ciao Lello, ciao. Grazie, ciao. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc.